Frane e me mixtape. Benvenuti in questa mia intervista in cui mi spiegherò pezzo per pezzo tutti i dettagli del mio nuovo progetto. Mi chiamo Joker e vengo da Napoli. E dietro a questo schermo c'è la mia ragazza in cui mi farà 12 domande preparate, scritte da me. Allora, il mio progetto è un progetto molto diverso dai precedenti, in cui i precedenti ovviamente non ci sono più su YouTube perché li ho messi privati, perché ho voluto creare un qualcosa di nuovo. Fra me e me è una metafora, è come se io parlassi a me stesso. Infatti la copertina del disco dice tutto. Mi guardo io nello specchio come se parlo cose che non ho mai detto a nessuno. Quindi ho voluto creare questa grande metafora ed esporre il mio primo progetto su YouTube. La mia traccia che mi rappresenta di più, ce ne sono tante. A me ho diviso il progetto in due parti. La mia traccia che mi rappresenta di più è La legge del più forte. Spiega un momento della mia vita in cui sono uscito illeso, anche se ho subito troppo e non è stato facile, e credo che chiunque ascolti questo pezzo si rispecchia dentro. È parte di nuovo la metafora dello specchio, e quindi è una cosa molto complicata nel parlare. Io non ho mai parlato a nessuno, però ho deciso di creare, di prendere quell'argomento, di cantarlo e di farlo sentire a tutti come se fosse una liberazione. Non ho fatto nessun featuring perché non mi serviva, non mi serve la spinta di nessuno in questo progetto. Ho voluto focalizzare tutto su di me. Magari un disco, cioè un prossimo progetto, però featuring ne ho fatto uno con Lil Sky, Bang Bang, che è uscita il 31 agosto, che annunciava proprio questo progetto. Carico la revolver, faccio bang bang. Ho un esercito di kraken, ora chiamami leader. Esplode il tuo computer, salta come un gasser. Ti faccio fare il rider, dopo devi correre. Ho milioni di frecciatine, chiamami Robin Flu. Senti il gong su ring, sei K.O. Oh, non è una song, è un olocausto. Istemente chiuso e morirò asfissiato. Bam 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 bam. Bevo sangue dal tuo cranio. Se non sono un emoglot selvaggio, perfora il cervello con una Glock. Tipo il mio Joker, Cortana da U-Boy. Mi prego l'Italia come il Joker. La tua troia Squirtle come i Pokémon. Come i Pokémon. Vorrei una persona che combaciasse col mio stile, che rispecchia l'argomento in cui voglio trattare in quel tipo di canzone. Allora, gli stili che ho usato, c'è molto il cantato. Ho voluto fare come in Spettri, molto più lirico e molto dark. Dark rispecchia molto me stesso e il periodo buio in cui racconto le cose, e quindi ho usato più dark che rap e trap. Io non penso mai di fallire. Anzi, se penso al fallimento, credo che qualcosa almeno ho fatto, ci ho provato. Poi se va. Cioè, io non faccio le cose per gli altri, faccio le cose per me stesso, perché la musica mi aiuta ed è la mia cura. E quindi penso solo a fare la musica. Rappresento tanto, anche se molte persone non mi sostengono e non mi capiscono. Credo che
Guarda, è il solito coglione con la maschera che decide di fare rap. Non è così. Non voglio assomigliare a nessuno e non mi proclamo il nuovo dio del rap, della musica. Cerco solo di essere me stesso e di fare la mia musica. Basta così. Non penso al fallimento, penso solo a stare bene con la mia musica. Allora, i miei idoli, il primo ovviamente è Gesto Official. È venuto anche nella mia città, però per causa di lavoro ho potuto incontrarlo, ha firmato le copie del nuovo disco che fece. Il mio secondo idolo, ovviamente, come chi ama il rap, Eminem. Quindi per me Eminem è il dio assoluto del rap. Quindi. Sì, già sta in programma, perché non smetto mai di scrivere, anzi ho le note piene di rime e di cose da fare, quindi sperimento anche, perché mi piace di vedere, wow cazzo, questo beat è bellissimo, quindi ci scrivo sopra, poi vedo se va, poi casomai lo lascio sul computer. La musica di oggi l'ascolto, io ascolto tutto, non è che dico wow, guarda questo, non mi piace quello, ognuno ha il suo proprio stile, pure se ci sono molti che copiano, a me non piace, mi piace sentire quella cosa, dico wow, pure se è un pezzo pop in cui si balla, però dice quella rima in cui dice wow cazzo, però il pezzo fa schifo, però quella rima c'entra proprio a pennello, quindi mi piace. Non siamo indietro a nessuno, anzi, credo che la musica di oggi si sviluppi velocemente, però ognuno o pensa a creare un qualcosa di suo, oppure c'entrano con i soldi, ed è sbagliato. Si chiama Fiato Sospeso. Fiato sospeso è una metafora in cui l'inizio ho voluto creare quell'effetto con tanto delay che ha usato il mio produttore, in cui cerco affannatamente di spiegare tutte le cose che mi sono capitate, tutte le cose brutte che ho passato. Come dico in una rima nel disco, non basta un disco per raccontare della vita. Finora. Salve a tutti, sono il vostro caro amato Joker e come detto nell'intervista oggi vi mostro alcuni dei miei video che ho privati su YouTube, delle mie vecchie canzoni, non lo so perché lo sto facendo, però vi farò vedere cose che è stato meglio nasconderle. Come vedete questo è il mio canale, questi sono tutti i video pubblicato e ora scorriamo in sotto. State fresh, che fai, perché, che fai, perché, 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 yeah. Twerky, 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 mi vergogno di me stesso, mi occupate. Il like da solo non manca mai. Brutto, strozzo, mix questo e ballo dei diavoli. Vieni e divertiti. Questo è ballo dei diavoli. Vieni e divertiti. Il ballo dei diavoli. Balla, dai. Questo è un altro mio progetto. Questo è degrado.
La lecca, 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 vieni qua e succhia. Lecca, 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 attento scivoli sulla bada. Lecca, no. Lecca. Ovviamente io non ho mai detto a nessuno che tutte le disturbi di personalità, l'altra parte del diavolo, possessione è una saga che io mi sono creato da solo. È tipo trap horror. E quindi è molto differente da ciò che pubblico ora. Quello c'entra con il mio stile che uso spesso. Invece questo è tutto sperimentazione nuova e in cui cerco di raccontare cose mie che arrivano dal profondo e quindi cerco sempre di essere vero. Però questa volta ho cercato di essere al 100%. Nei miei pezzi in cui faccio su YouTube alcuno tipo rompicapo e cioè sono un po' cazzoni tipo ok. Questo hai detto rompicapo. Io come è capitato e mi panico. Una festa non sono abitato e mi gatto il capo. Mentre brindo un altro fallimento. Questo hai detto rompicapo, rompicapo. Dico come è capitato e mi panico. Una festa non sono abitato e mi gatto il capo. Mentre brindo ad un altro fallimento. Allenare la mia il mio modo di scrivere e quindi mi piace ed ho creato questa saga horror. A parte Revolver e Bang Bang, però ho cercato di essere sempre me stesso. Devo cantare un pezzo in live, ok. Sto sempre in paranoia, se guardo fuori mi annoia. Mi sveglio e non c'ho voglia, su di tutti il tasto ignora. Accendo sta modalità, un classico volume della cuffia. Al massimo scrivo una lettera e vita epistolario. Mi sento come Giacomo il solitario. Lanzami contro la marionetta, la vita ti punta a baionetta. Mi sento a pezzi scatoletta, duetti danza per favore mi affetta. Oppure canto un'altra, l'ansia stretto addosso, tipo jeans. La paranoia mi asciuga, fresh and clean. Mi rinchiudo in me stesso. Ti rispecchi? Sì, nel cesso. Infilo la spina in attacco di panico. Oh, gli incubi mi agito. Titolo della mia vita, tragico. La morte, fine del viaggio. Vi ringrazio tanto per aver guardato questa mia intervista, anche se piccola. Avrei voluto dirvi tante cose. E niente, io spero che col cuore vi piacerà questo mio progetto in cui ci ho speso tanto e ho usato tutte le mie energie. E non è facile dire tutte queste cose, non è facile distinguersi fra tutti e non permettere mai a nessuno di dirti che non lo puoi fare. Io credo sempre in me, anche se a volte dico no, non ce la faccio e stavo anche per mollare, però la forza c'è sempre. E ringrazio a chi mi sostiene e dopo questo uscirà il mio nuovo singolo che sarà il primo estratto del progetto. Quindi sta a voi spaccare questa intervista e portare tutti i video a 10.000 visualizzazioni e se arriva anche a 10.000 iscritti vi prometto che vi spoilerò anche gli altri progetti. Perciò sostenetemi sempre e scusate per la vergogna perché tanto è la prima volta che faccio questa cazzata. Vabbè no, cazzata è una cosa... Cercavo di essere me stesso, come se io sto di fronte a voi, va bene? E gioca sul beat, fra me e me mixtape, 31 agosto 2021.
Va bene così. Benvenuti al backstage di Framemme. Queste le bende. Ah, muore, muore. Questo? La mia ragazza. Questo? No, 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 la mamma non ce lo tenevo. Ah, cosa si fa per amore? Stiamo preparando il tutto per il video ufficiale. Queste sono uscite nell'intervista al Giocane. Le botte sono gli effetti sonori del video. Non è vero. Bello, eh? Bello tutto. E va bene così. Yeah! Queste sono le cazzo di bende. Non ti piacciono? Sto bello? O sembra una mummia? Yeah, il Joker sul beat. Stop. Vai, vado. Amo, sta chiamando. Vado. Vai prima di muore. Cosa è stato? Cosa è stato? Cos'era questo rumore? Non mi so trascinare. Se no mi so pazzo. Cado in un limbo di sto. La luce, la luce. Pronta? Sì. Cado in un limbo, questo spazio temporale, questo posto ha conquistato il mare, nessun comando a questa nave. Il tumore della vita ti ammazza lentamente. Lo cane. Pronto. Tu parti già. E già sono partito. Dimmi. Tre, via. Vuol dire accordo. E che ne so, ci vuole il tè. Però a volte li favoriti, li fa trimpazzo. Ecco. No. Poi, sai che fa? Anche il telefono. Niente pausa. Giusto. Ma non frega un cazzo, che è successo? Me ne vado il... Ah, ok. Vado? Rec session camera gas. E Joker sul beat, fra me e me mixtape. Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura, in questo incubo ho il pass, non c'è via d'uscita. L'ansia stretta addosso,
tipo jeans. La paranoia mi asciuga fresh and clean. Mi rinchiudo in me stesso. Ti specchi, sì, nel cesso. Infilo la spina di un attacco di panico. Oh, gli incubi mi agito. Titolo della mia vita. Porco Dio! Rec Session Camera Gas, il secondo pezzo di Frameme Mixtape, in uscita il 31 agosto 2021. Ora, vediamo. È Joker sul beat, Frameme Mixtape. Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura, in questo incubo ho il pass. Non c'è via d'uscita, l'ansia stretta addosso tipo jeans. La paranoia mi asciuga fresh and clean, mi rinchiudo in me stesso. Ti rispecchi, sì, nel cesso, infilo la spina di un attacco di panico. Oh, gli incubi mi agito. Titolo della mia vita, tragico. La morte, fine del viaggio. Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura. In questo incubo ho il pass. Non c'è via d'uscita. Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura. In questo incubo ho il pass. Non c'è via d'uscita. Occhi di chi soffre in silenzio, mi perdo in un bicchiere, si dà senso. Tic tac, scatta l'orario. Ho finito le vite, Super Mario. Le lezioni della felicità fuori orario. Prega per me col rosario, la vita è una partita di carte, solitario. Un giorno non ci sarò più artico, non mi frega della luce, il buio mi affascina. Butto il cuore nella plastica o nell'organica. Sono... yeah! Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura, in questo incubo ho il pass. Non c'è via d'uscita. Mi sento come in una camera a gas, intrappolato in queste mura, in questo incubo ho il pass. Non c'è via d'uscita. Yeah. Rec Session number 2, in paranoia, e Joker sul beat. Joker sul beat, fra meme e mixtape. Paranoia, 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 paranoia. Sto sempre in paranoia, se guardo fuori mi annoia. Mi sveglio e non c'ho voglia, su di tutti il tasto ignora. Accendo sta modalità, un classico, volume della cuffia al massimo. Mi scrivo letteralità epistolario, mi sento come Giacomo solitario. L'ansami contro la marionetta, la vita ti punta a baionetta. Mi sento a pezzi scatoletta, duetti d'alza per favore mi affetta. Incastrato in un ritornello della tela, sto macello, questo per me è il rinascimento. Sono schizzi di me, Raffaello.